avevamo detto che correvamo in base. Guarda, mi chiedono sempre quale sia quel problema che hai di correre sull'asfalto quando c'è una valiolona senza macchine. Non so, davvero cosa ti spinga a fare sta roba qua? Ogni giorno verremo schiacciati come le rane. Però per i test questo è altro e soprattutto in effetti bisogna provarli in tutte le condizioni e oggi sicuramente lo stiamo facendo. Va bene, allora testiamo come si usano le Ultrafly sotto le macchine. È l'unico motivo che vedo per correre qua, Max. Andrea, buongiorno, spero tutto bene. È passato un mese dall'ultimo video che hai fatto, però ti sei dimenticato a casa mia le chiavi, quindi in questo mese non abbiamo potuto fare apertura di nuovi pack. Dici che non abbiamo fatto le recensioni per quello, per le chiavi? Secondo me sì, anche se comunque il canale ha continuato ad andare abbastanza bene. Innanzitutto ti tiro le chiavi e poi dopo ti mando un pacco. Sei pronto? Dai, vediamo come le lanci, va. Al volo. Cercheremo di pubblicare questo video, se non domani, addirittura oggi, vediamo comunque. Sei pronto? Pesa? Più che altro ce ne sono due uguali. Questa è presa al volo, dai. Ad ogni modo, comunque, secondo me la luce è fantastica stamattina, quindi buono. Sì, la prossima volta lo facciamo alle 5 del pomeriggio, che forse è meglio, più comodo per tutte e due. Ma di che marchio stiamo parlando? Hanno cambiato la scatola, eh? Fammi sentire la scarpa. È un modello di una scarpa che abbiamo già testato un anno o due anni fa ed è una scarpa che a me è piaciuta moltissimo. Oh, la spara, è l'Ultrafly? È l'Ultrafly 4. Però mi sembra che sia cambiata molto. Anche, oh, guarda come è migliorata anche la tomaia rispetto ai vecchi modelli. Questa scarpa ci è stata inviata da Top Athletic per fare la recensione. Ho chiesto espressamente che tu l'avessi nera e che invece io l'avessi blu. Prova a guardare se l'altra è effettivamente blu. No, ti è andata male. Ma quanto pesa? 2,80, 2,70. Sì, pesa 2,72, quindi bravissimo. Mamma mia, ah, ragazzi, bravissimo. Dopo un mese non ho perso. Anzi, sono migliorato, te l'ho detto. Sto vedendo che è cambiata anche almeno l'impronta del battistrada. Ci sono un po' di novità rispetto ai vecchi modelli. Sicuramente è migliorata di tanto la tomaia. Ascolta, provatela un secondo, mi dici se stesso numero o mezzo numero in più, poi andiamo a farci una corsetta e a questo punto vediamo com'è la scarpa e poi dopo torniamo qua e facciamo il video. Allora, sicuramente è abbondante come tutte le Topo, nel senso che ha un grande spazio in avampiede, direi stesso numero perché calza pennello, diciamo. Va bene, ascolta, andiamo a farci questa corsetta e poi torniamo qua. Andrea, dopo il primo chilometro di corsa con questa nuova Ultrafly, cosa ne pensi della scarpa? Beh, diciamo che mi sto riabituando a un drop basso, drop 5 questa, giusto? Il mio GPS scatta dopo il tuo. No, diciamo che l'inserto non si sente, nel senso che non mi sta dando problemi sul tallone, quindi per ora molto bene. Vediamo a fine corsa. Ci stai rendendo conto che stiamo correndo nella famosa pista ciclabile della Vallolona, famosa per la corsa con il passeggino. Ormai la conosco a memoria questa zona. Andrea, che sensazione ti dà il grip di questa scarpa ora che siamo sulla pista bianca? Siamo qua, il passeggino non viene, comunque. Stiamo correndo relativamente piano, la sento abbastanza bene per terra. Dopo facciamo due tre allunghi e te lo dico quando ritorniamo a casa come mi sono trovato, dai. Comunque stiamo andando a 4,30 al chilometro, ecco. Ah sì? Sì, sì. Mi stavo facendo fregare dalla media totale. Andrea, come hai sentito queste scarpe nei cambi di direzione qua? Stiamo andando a destra, a sinistra, alto e basso. Ma no, vabbè, dai, sono abbastanza basse e molto precise, quindi devo dire senza problemi sui cambi di direzione. Per quello super. Andrea, corsa su strada, che sensazione hai avuto? Siamo ormai al settimo.
ma devo dire che è una scarpa da strada secondo me, molto molto più incollata al terreno su strada, non che su sabbiolina si vada via, però devo dire che secondo me è fatta apposta per la strada. Te Max, come ti trovi a correre con queste Ultrafly? No, sicuramente hanno un aspetto positivissimo legato al fatto che sono veramente molto stabili, grazie soprattutto alla mescola che è un po' più dura rispetto al solito, e poi l'insetto antivibrazione che in realtà non si sente, e grazie anche al fatto che lo spazio nell'avampiede è importante. A me queste scarpe piacciono tantissimo, chiaramente però funzionano tra virgolette solo per coloro i quali amano le scarpe un po' più dure. Mamma mia, quanto è professionale sto ragazzo, altro che il becero compare. Cosa ne pensi del drop 5? Soprattutto qua stanno sparando, però insomma noi facciamo tante cose. Speriamo che non ci prenda. No, drop 5, guarda, ti dirò, come al solito non lo sento. Sicuro sto correndo di avampiede bassa, è il che mi piace. Senti qua. Ma credi che il tiro al piattello stia dando dei risultati positivi? È uno stress inferiore a chi lo fa, o che potrebbe essere il mio prossimo sport. Comunque anch'io corro di avampiede con queste scarpe di sicuro. La questione è se serve davvero il famoso insertino. Ma l'insertino ci sta, cioè per me e te no, però ti ripeto, non è invasivo, sicuro dei pronatori l'apprezzerebbero, perché comunque è una scarpa relativamente bassa, con inserto antipronazione, collarino sul tallone, cosa vogliono di più dalla vita. E invece il peso di 270 grammi secondo me non si sente, non è questo sicuramente un difetto, anzi lo vedo come un pregio. Adesso che mi ci fai pensare, sembra una scarpa molto più leggera. Ho paura che facciamo la diretta video di un incidente in strada. Si vede la pancia? Siamo ritornati sulla ciclabile, l'ultima domanda prima di arrivare a casa. Ti ho un po' ingannato perché abbiamo fatto un chilometro in più, però è sullo spazio nell'avampiede. Come hai visto queste scarpe? Ma allora in punta sono un po' strettine, cioè un po' cortine. In generale però l'impronta di dopo si sente, la scarpa è molto spaziosa in avampiede. Quindi forse prenderei mezzo numero di più. Avevo toccato dentro un po' con le calze un po' troppo spesse, ho le dita un po' gonfie e nere, e devo dire che le sento qua. Andrea, come le hai viste in salita? Siamo arrivati tranquillamente. No, le scarpe sono arrivate tranquillamente, io ho fatto fatica, come al solito in salita però. Sì, secondo me adesso che dovremmo iniziare le ripetute in salita per gli allenamenti, questa è la scarpa ideale, anche perché è molto reattiva. Ci potrebbe stare, sai che con le ripetute anche brevi in salita secondo me ci possono stare molto bene. Le testerò settimana prossima. Facciamo due piccole considerazioni e poi dopo vediamo un attimo cosa fare nei prossimi giorni. Ti chiedo, dopo la corsa, cosa ne pensi della calzata stesso numero, mezzo numero in più? Dicevi durante la corsa che forse è meglio avere mezzo numero in più, cosa ne pensi? Me la sento al piede, mi sembra giusta, forse la riprenderei stesso numero. Sicuramente il mezzo numero in più non muore nessuno, quindi se siete già sempre un po' al pelo, secondo me vale la pena prendere il numero in più. Seconda domanda, mescola, come l'hai vista? Chiaramente una mescola molto reattiva, e anche correndo pianissimo siamo riusciti a fare un discreto tempo nonostante tutto quello che abbiamo visto durante la corsa, macchine, auto, cambi di direzione, eccetera, eccetera. Guarda, non commento perché davvero è uno dei posti più belli della terra per correre, la strada con curve cieche credo che sia il posto peggiore, ma vabbè, te l'ho già detto mille volte. Una scarpa drop basso 5 che ti fa correre di avampiede, quindi fondamentalmente la mescola fa sì, fa no, nel senso, anche se è una mescola un po' duretta come questa qua, è una scarpa che dove corri spinta, per assurdo meglio così. Ci possono essere delle persone come dei pronatori pesanti o dei neutri comunque che pesano abbastanza, che vogliono utilizzarle per avere un po' più di protezione, ecco, in quel caso
forse aveva senso una schiuma un pochino più morbida. Mi sta venendo in mente che possano fare una doppia mescola, la prima parte quella più bassa come questa e qualcosa di più morbido e reattivo sopra. Boh, secondo me lo faranno in Ultrafly 5, può essere. E l'altra cosa che fa un po' la scarpa dura è sicuramente l'insertino antipronazione che si vede, che è di una mescola molto più dura, e nella zona del tallone che c'è questa conchiglia di plastica. Quindi sicuramente faremo la recensione completa se questo video dovesse raggiungere le 5.000 views. Ultima domanda che ti faccio, nel caso in cui la recensione completa non dovessimo farla: a chi è adatta secondo te questa scarpa e a chi la consiglieresti? Sicuramente che va benissimo per gli atleti leggeri. È una scarpa che grazie agli inserti antipronazione, comunque in generale qua di protezione, va bene anche per atleti più pesanti. È una scarpa per pronatori, non è una scarpa per supinatori. Quindi in generale devo dire che è una scarpa da lento che va bene per tutti, tranne i supinatori, e anche per il peso va bene un po' per tutti gli atleti, sia quelli leggeri sia quelli un po' più pesantini. Quanto pensi che sarà la durata di questa scarpa? E poi ultima domanda, quando testeremo le Spectre, che sembra essere la scarpa dell'anno in casa Topo? Ti dico, secondo me dura i suoi 600-700 km, forse qualcosa di più, poi te l'ho detto, una scarpa così da avampiedista ha un po' più di vita in generale, perché ho poco ammortizzato nell'avampiede, quindi per assurdo riesco ad usarle e quasi sentire di più il terreno dopo. Senti qua come bella, molto molto dura, questo è addirittura plastica e invece questa qua è una gomma molto più dura, quindi ritorno al discorso di prima che la rende una scarpa duretta. Invece Spectre? Spectre quando arriva e ormai abbiamo provato questa cosa, scartiamo, usciamo a correre e a quel punto lì riusciamo a fare un variato quel giorno. Sì, la settimana prossima ho già in mente che video fare, comunque ti racconterò. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, buon divertimento domani in gara. Io vado a Padova, tu vai a Lugano, vediamo come andrà a finire. Ciao, alla prossima. Settimana prossima ci arrivano altre bombe, quindi teniamoci, tenetevi pronti. Ciao! Ciao!